Sì, ma guarda il canale del Draghi Spencer. Okay. No, stavo dicendo, rifare sesso. Cioè, tu puoi avere un'amica che dici non mi ci fidanzerei mai, non mi ci metterei mai con lei. Non è neanche una mia urgenza farci sesso. Se un giorno è ubriaca, io sono ubriaco, viene da me e dice scopiamo, io dico va bene. Però non, magari, non so, magari non lo farei per non rovinare l'amicizia, però... Cioè, comunque, l'atto non mi farebbe... Cioè, sarebbe essere anche piacevole. Non so come dire. Rovinare l'amicizia. Però ma dai, ma pensare... Ma dai, hai fatto... L'amicizia. Ma rovinare l'amicizia di cosa, Simone? Rovinare l'amicizia di cosa? Ma che amicizia, zio? Ma cosa? Assurdo. Cioè, ma zio, ma tu non hai coltivato amicizie femminili? Ma come no? Cosa no. C'è, sei smascelo? Sì, no. Cioè, da chi hai paura, di perdere l'amicizia? Niente. Tu, adesso, parliamo delle tue amiche. Volete che vado via? No. Ok. Però, tu, ecco, per esempio, una cosa comparabile a Roberta e a Medea potrebbe essere Valentina. Cioè, vabbè. Tu non potresti farci mai l'amore con Valentina. Cioè, sesso con Valentina. Te la faresti, però. Vedi, a sua... No, ho capito, però non è, la sua non, teoria, non è una mia urgenza. Teoria, non è una tua amica. Assurdo, non è una mia urgenza. È una tua urgenza, sì. E poi voglio vederti quando sei tutto rapato e c'hai la Valentina. Tutta innocente. No, è lì veramente... Scherzo. No, però non, cioè, non è una mia urgenza. Cioè, potessi scegliere, non sceglierei lei. Comunque fare sesso. Ovvio che se venissi ubriaca e mi facciamo sesso, non credo che direi di no. Però non lo so. Non lo so. Non succederà una situazione del genere, quindi non mi pongo la domanda. E tu, Jody, invece? Sì, infatti, lui che faceva gli articoli. Io ho una, posso dire, una mia amica davvero con cui non farei mai sesso, l'unica, è Cecilia Cantarano, perché davvero per me è un'amica. Dopo finita la live, viene da me e mi fa, no, in realtà mi ha scoperto pure lei. No, non è vero, non ho usato queste parole falso. Perché ai tempi Cecilia era fidanzata e in più, comunque, anch'io avevo... delle situazioni e quindi comunque Cecilia, a parte gli scherzi, è una delle poche ragazze nel corso della mia vita con cui ho potuto parlare apertamente anche di cose con cui di solito parlo con i miei amici maschi. Il Drago Freebooter 2 ti seguo, bomba comunque, grazie del supporto.